la Valle Varaita inizia dai 400 metri di altitudine di Costigliole Saluzzo per arrivare fino ai 2744 metri del Colle dell'Agnello. Siamo nella comunità montana delle valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita. La nostra meta è Chianale, per cui siamo passati a Casteldelfino, proseguiamo per Castello, Ponte Chianale, per poi arrivare a Chianale. Territorio del comune di Ponte Chianale sorge il Bosco dell'Alevè, il più grande bosco di pini cembri d'Europa. Fa parte della lista dei borghi più belli d'Italia e si sviluppa sulle due sponde del Varaita. Vi si trovano la chiesa di Sant'Antonio e la più recente parrocchiale di San Lorenzo. Le automobili che stanno scendendo dal Colle dell'Agnello. Chianale è un borgo veramente ben ristrutturato e ben tenuto. Chiesa di Sant'Antonio, che risale al 1459, ha un portale in triplice ghiera. L'interno è con volte a botte. Gli archi trasversali sono retti da mensole scolpite con espressivi mascheroni.
La chiesa di San Lorenzo è una parrocchiale barocca. Al suo interno vi è un bellissimo altare risalente al 1726. Prendiamo la strada e arriviamo al paese di Pontechianale, che è adagiato sulla sponda del lago omonimo. Cappella Santa Maria Maddalena, al cui interno ci sono quattro dipinti che ritraggono gli evangelisti. Tutti questi dipinti presentano una anomalia. Le mani e i piedi dei santi posseggono infatti sei dita. Chiesa di San Pietro in Vincoli e la nuova parrocchia che conserva il portale, i capitelli dell'antica chiesa sommersa nel 1942 sotto il lago artificiale. Costeggiando il lago ci avviamo verso la borgata Castello. Frazione Castello è stata costruita nel 1942 per permettere la formazione di questo lago artificiale. Questo lago serve per la produzione di energia elettrica. Per permettere la costruzione della diga è stata completamente evacuata e sommersa la frazione chiesa di Pontechianale, che era posta dove adesso vi è il lago. Riprendiamo il viaggio per
puoi fare ancora una tappa a Castel Delfino per visitare il Museo di Arte Sacra inaugurato a luglio del 2012. Appena si entra sulla piazzetta si attiva l'impianto di musica sacra. Davanti ad ogni statua si può attivare un cicerone elettronico mediante un pulsante e si può ascoltare la vita dei santi in italiano o in francese. Ciao a tutti da Walter e al prossimo video.